Buongiorno a tutti, io sono Fausto, il responsabile del reparto Garden in Agri Brianza. Molto spesso i clienti mi chiedono come possiamo fare un orto su un terrazzo o su un balcone. Bella domanda, ora vi do le risposte con un tutorial. Questa qui è un'ortiera rialzata, mentre qua potete vedere un vascone dove possiamo coltivare le nostre piante da orto. Allora, si comincia con il primo argomento. Molto importante è l'esposizione, però molti clienti giustamente mi dicono la casa è quella, non la posso spostare. Però tenete presente che almeno mezza giornata di sole alle piante aromatiche, alle piante da orto, gliela dobbiamo dare. Non possiamo tenerle completamente in ombra, che poi sia mattina o pomeriggio, ma almeno mezza giornata di sole. Secondo argomento, il drenaggio. Cosa molto importante. Tutti i vasi devono essere forati, come anche queste vasche, che sono forate sotto le gambe, oppure come questi vasconi, che sono forati. Andrà messa, in questo caso, un paio di centimetri di argilla espansa. Qua invece riempiamo le gambe e riempiamo anche il fondo sempre di argilla espansa, ma poi mettiamo in entrambi i casi del tessuto non tessuto. Questo serve a non sporcare i terrazzi o i balconi. Il tessuto non tessuto fa sì che quando noi bagniamo non filtri la terra e non vada poi a sporcare il terrazzo. Allora, adesso cominciamo a invasare le nostre piante. Cosa molto importante, quando acquistate dei vasi troverete questa barra di metallo. Serve a non far deformare il vaso, quindi utilizzatela. Ora che abbiamo steso l'argilla espansa, tessuto non tessuto. Abbiamo allestito la nostra portiera, quindi argilla espansa sul fondo, tessuto non tessuto. Ora dobbiamo riempirla di terra. Utilizzate solo terricci di qualità. Quando noi invasiamo delle piante da orto, delle piante aromatiche, non possiamo permetterci di usare terricci universali o non di qualità. Quindi un buon terriccio vuol dire che la pianta mangia, cresce e ci dà tanta poi produzione. Comprimiamo un pochino il terriccio in modo che non sia troppo soffice e poi cominciamo a invasare le nostre piante da orto. Ecco qua, abbiamo già preparato la nostra ortiera, abbiamo posizionato un basilico, un pomodoro ciliegino, questo è un pomodoro da innesto. Io consiglio sempre, se dovete coltivare su orto o su terrazzo, di utilizzare piante da innesto, producono molto di più, si ammalano molto meno. Qui ci sono due lattughe e sugli angoli abbiamo messo delle fragole in modo che poi quando crescono cascano in avanti. Naturalmente abbiamo scelto queste piante, poi voi potete tranquillamente cercare altri tipi di piante come i peperoncini piccanti che poi trovate qua nel nostro assortimento. Molto spesso i clienti mi chiedono quante piante posso mettere in un'ortiera. Naturalmente quanto crescono le piante. È chiaro che l'insalatina ne potrò mettere molte di più rispetto a quanto posso mettere i pomodori. Ora il rinvaso. Scostiamo la terra, schiacciamo molto bene.
Ecco qua. Ecco qua, abbiamo preparato la nostra ortiera. Nel prossimo episodio vi farò vedere come concimare e come curare le vostre piante da orto sul vostro terrazzo o sul vostro balcone. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Se avete delle belle domande da fare, lasciatele nei commenti, iscrivetevi al canale e lasciate un like.